mister Massimo Agovino. La Cavese ha ripreso la marcia e si è riappropriata anche delle energie psicologiche che aveva smarrito, d'accordo? Sì, sì, sono d'accordo. Ho detto in settimana che bisognava fare questo risultato a tutti i costi, pur giocando male, pur magari non giocare sempre da Cavese come abbiamo fatto in questo primo scorcio di campionato. Ci serviva soltanto la vittoria, l'abbiamo fatta, e l'abbiamo fatta poi giocando a calcio oggi, stranamente su un campo dove veramente è stata dura giocare sia per noi che per loro. Ripeto, ci serviva una vittoria, la vittoria è arrivata e ci fa guardare più sereni alla prossima trasferta di Manfredonia. La Cavese ha vinto 2-0 segnando i due gol nel primo tempo senza subirne neanche uno. Questo vuol dire che le scelte operate da lei dando la formazione alla squadra si sono rivelate giuste? Quando si vince l'allenatore è bravo, quando si perde l'allenatore è sempre scarso. La squadra l'ha secondata, dico. No, ma io al di là delle scelte oggi ho visto, magari premiate, ecco, dal risultato, ma io ho visto una squadra con un atteggiamento diverso da quello dal primo tempo in casa col Potenza. Parlavo con Platone e gli altri esperti e secondo me la Cavese è venuta fuori grazie al carattere, alla voglia, alla determinazione, a parte le scelte dell'allenatore. Ripeto, io non mi sento scarso quando perdo, non mi sento un fenomeno quando vinco. Oggi mi è andata bene facendo delle scelte, però non sono le scelte che oggi hanno fatto la differenza hanno fatto i giocatori con un atteggiamento diverso rispetto alle ultime uscite. Che partita si aspetta da Manfredonia e cosa si aspetta dal girone di ritorno? Brutta partita perché lo commentavo con l'addetto stampa. Questa è una squadra che è una delle squadre che più mi ha impressionato a livello di gioco. Massimiliano Vadacca sa far giocare bene le squadre, è stato un calciatore delizioso e di conseguenza la sua squadra gioca a calcio, è una conseguenza logica. Di ritorno sarà un girone infernale, ma non l'abbiamo visto anche oggi, ma partite semplici in questo girone. Io ci ritorno dopo 7 anni e questo è un girone straordinariamente difficile.